vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenta al Signore, perché con il Signore la misericordia è grande, con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani: Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Grazie a Dio. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita.
Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò, dove lo avete posto? Gli dissero, Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei, guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero, lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta, commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù, togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto, Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù, non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse, Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce, Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro, liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. È la parola del Vangelo che cancella i nostri peccati. Fratelli carissimi, che ci state seguendo in diretta streaming per questa celebrazione, il profeta Ezechiele mi dà molto da pensare. Ogni volta che rifletto su questo profeta post-esilico, cioè uno dei profeti che riflettono sull'esperienza di un popolo provato dall'esilio, dalla deportazione, dall'umiliazione di essere stato fatto schiavo in terra straniera. Come non pensare ai nostri tempi, a questi giorni tutti particolari che stiamo vivendo? Il profeta scuote, il profeta parla in nome di Dio, il profeta dice all'umanità di cambiare condotta, di assumere un paradigma nuovo, un vero e proprio cambiamento di mentalità. Ed Ezechiele è quel profeta che mi fa pensare alla valle delle aride ossa, una speranza così potente che dirà lo stesso potere, lo stesso profeta per conto di Dio, il cui potere è illimitato perché egli è l'onnipotente, cresceranno i tessuti, i nervi, i muscoli, la carne su quelle ossa. E sentite che immagine pregnante, ci sembra un po' di vivere nei sepolcri, con le migliaia di morti, con quelle scene strazianti di feretri condotti dai carri militari che da Bergamo escono a percorrere le città vicine, visto che neanche i crematori ormai contengono più il numero di salme, il numero di morti, che eccedono quelli che si possono bruciare. Guardate, in questo scenario di desolazione, il profeta dice, apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. E quando è che riconoscerete che sono il Signore? Quando aprirò le vostre tombe. Vi ricordate? Mi ha sempre colpito a scuola questa poesia di Quasimodo. E come canteremo con le cedre? Come eleveremo musiche, parafrasando il Salmo 136, Quasimodo, col piede straniero sopra il cuore, con la madre, con l'urlo nero della madre che va incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, anche noi appendemmo le nostre cetre. Cosa dovevamo cantare più? La cetra è il simbolo della gioia, della lode, ma in quello scenario di morte, di deportazione, di umiliazione,
cosa dovevamo cantare? E il cuore in questi giorni lo dice, cosa dovremmo cantare? Quando dentro di noi il cuore è colmo di tristezza, cosa dovremmo dire se ogni giorno sentiamo a sera con un bollettino diramato dalla protezione civile, che è un bollettino di guerra, di persone che muoiono? Eppure, carissimi, guardate come nel buio la luce potente di Dio, della sua parola, brilla. Tu dici di stare nel sepolcro, tu dici di stare nella tomba. Io ti dico che quell'esperienza di tomba, di sepolcro, di esilio, immaginate tutti l'esilio a cui siamo costretti come popolo di Dio dai sacramenti. Tu dici che sei nella tomba, nel sepolcro, io ti faccio uscire. Io ti riconduco nella terra di Israele, in quella Gerusalemme, in quella Giudea, qui Gesù deve tornare, vuole tornare, ma perché deve adempiere un comandamento, deve adempiere l'amore fino in fondo, perché il calice Gesù lo deve bere fino in fondo. Se non andasse a Gerusalemme, se non andasse a farsi crocifiggere lì, se non morisse lui, dovremmo morire tutti noi. E allora, perché noi avessimo la vita, lui doveva morire. Non lo dimentichiamo, ricordiamocelo. Perché questo è uno dei rimproveri, il primo. I discepoli dicono a Gesù, ma è necessario che tu vada in Giudea di nuovo, quando vogliono lapidarti. Umanamente tutti siamo portati a fuggire il dolore, tutti siamo portati a scappare. Se potessimo prendere una scorciatoia la prenderemmo. E quante ne abbiamo prese finora? E la nostra umanità, con la sua fragilità, con i suoi nodi problematici, con le sue ferite. Però il Signore, proprio perché è libero, può permettersi di aspettare due giorni. Due giorni. Se anche noi, prima di agire, aspettassimo due giorni, aspettassimo cioè un po' più del dovuto, capiremmo di dover agire con meno impulsività e più riflessione e più pacatezza. Colpisce questo dato colto così bene dall'Evangelista Giovanni. Gesù sa che Lazzaro sta morendo, sta male, eppure aspetta due giorni, perché addirittura dice, sono contento di averlo fatto, perché adesso quello che accade, quello che deve accadere, quello che sta per accadere è una lezione per tutti voi. E allora, carissimi, è la lezione di chi nella fede e soltanto con spirito di fede accetta una volontà più grande, che va al di là dei propri schemi, della propria vita, dei propri desideri, dei propri segni, per abbracciare un sogno più grande, un desiderio più grande che il desiderio di Dio. E questo nella fede vogliamo fare, questo nella fede vogliamo chiedere al Signore, la capacità di darci il suo sguardo sul mondo, il suo sguardo sulla vita, perché oggi non lo capiamo, siamo nell'occhio del ciclone, ma sono convinto che quando questo finirà, che quando questa situazione finirà, noi non solo saremo temprati, saremo più forti nella fede, saremo più robusti, ma sono convinto che metteremo un paio di occhiali nuovi per guardare il mondo. E permettetemi di dire, ne sono convintissimo, questa tragedia è uno spartiacque tra l'umanità che, permettetemi di dirlo in modo forte, non capirà come le cose devono andare. È inevitabile, c'è una durezza di cuore, c'è una tenebra nel mondo. Ci dobbiamo fare i conti, lo dice l'Evangelista. Il Verbo, la luce, bene del mondo, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ci sarà sempre una parte di tenebra, una durezza di cuore che non vuole accettare la novità del Vangelo. Però, carissimi, noi dobbiamo pregare con tutte le nostre forze perché ci sia tutta un'umanità che decida di uscire dal sepolcro, decida di uscire da quella grotta. Perché tu vieni fuori, lo dici a tutta l'umanità, tu quel grido, vieni fuori, lo dici a ciascuno di noi. Vieni fuori da te stesso, vieni fuori dalla tua autosufficienza, vieni fuori dal tuo egoismo, vieni fuori dal tuo qualunquismo, dalla superficialità con cui molte volte decidi. Vieni fuori da una vita malata, da un disordine, vieni fuori anche dalla paura che ti paralizza, da un peccato che credi essere più grande del tuo cuore.
Vieni fuori, questo è il grido di liberazione che il Signore ci rivolge. E allora, carissimi imprenditori, professionisti, cari uomini del commercio, è una prova per tutti, per ogni ambito lavorativo, per tutti coloro che si spendono. E diceva mio padre stamattina, io la vita che ho fatto finora, figlio mio, è stata una vita semplice, però potevo almeno gioire di andare a lavorare. In questi giorni sono privato anche della gioia di andare a lavoro. Mio padre, insomma, mi fa ridere, non poco. E io lo reputo da sempre un buon teologo, perché è uno che si pone le domande come uomo semplice della fede. Ma questo per dirvi che cosa, carissimi? Che probabilmente molti di voi si sentono male senza il lavoro, senza andare a lavorare, perché il lavoro non è solo il pane che procuriamo, la pagnotta, per così dire. È una dimensione nobilitante dell'animo umano. La persona senza il lavoro perde dignità, non ha dignità. E come potrebbe averla? Se la sua capacità di produrre, il suo estro creativo venisse meno. Quanti di voi nell'attività professionale mettono estro, creatività, entusiasmo, lacrime e sangue? Penso a tutto il mondo del commercio, con le sue leggi, con le sue sfide, al mondo dell'imprenditoria. Io non sono un economista e non sono neanche un esperto di politologia, però non ci vuole mica tanto a capire che le imprese della nostra terra, della nostra nazione, sono provate, stremate, in ginocchio da anni. Io penso tutte alle aziende agricole colpite dalla xylella, penso tutte alle attività di impresa. D'altronde, anche per nascita, una piccola impresa edile il babbo mio ce l'ha. Capisco le difficoltà della sua vita lavorativa, professionale, e sono vicino a tutti voi. Elevo da questo tempio la preghiera per tutti voi, perché si parla sempre di piccole e medie imprese, si parla di svendita del Made in Italy e di tutte queste piaghe che a volte davvero sono angoscianti. Però ecco, questa è l'occasione di uscire fuori dal sepolcro, di uscire fuori dalla tomba. Popolo mio, figlio mio, lavoratore mio, esci dalla tomba, vieni fuori. In questo periodo di condivisione, di riscoperta dei valori essenziali, sentiamoci tutti più solidali, tutti più uniti da un abbraccio che sono convinto sarà davvero il raggio di sole che illuminerà il nostro cuore. Lo può fare in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, ma sono convinto che quando questa tenebra lascerà il mondo e si ritirerà, forte, potente, il raggio di luce della grazia ci catturerà tutti e ci riscalderà il cuore, come già sta facendo in questi giorni. Ed ora, carissimi, professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera e chiediamo il dono dello Spirito perché rinforzi in noi la fede nella risurrezione e nella vita eterna. Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché professino sempre con fedeltà la fede nella risurrezione e annuncino Gesù Cristo, mediatore insieme pienezza di tutta la rivelazione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita.
per i laici impegnati nella politica e nel sociale. Perché come Gesù, che si commosse profondamente davanti al dolore umano, portino conforto a chi vive nella sofferenza e nel disagio. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per coloro che sono nella tribolazione e nel lutto. Perché Cristo, Signore dei vivi e dei morti, li sostenga con la sua pace e li consoli con la sua speranza nella risurrezione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. Per noi qui riuniti, perché forti della fede nel Figlio di Dio, Signore della vita, diventiamo persone capaci di togliere le pietre della morte che contrastano la gioia e la speranza della risurrezione. Preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito di vita. E preghiamo per tutti coloro che svolgono attività nel mondo dell'imprenditoria, i professionisti, tutti i commercianti, vicini a loro e alle loro famiglie, anch'esse provate da questa tragedia. Preghiamo perché il Signore doni loro conforto e sostentamento materiale. Accogli, o Padre, la nostra preghiera, estendi la tua misericordia su di noi e sui fratelli che in questo tempo si sono preparati a ricevere i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita a servizio di tutto il mondo. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri del dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere lui? Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell'unione tra noi. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio rimanere lui? La nostra messa sia l'incontro con Cristo, la comunione con quelli che soffrono. Se qualcuno ha dei beni in questo mondo e chiudesse il cuore agli altri nel dolore, come potrebbe la carità di Dio Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere. Tu che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio è Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro.
Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione.
E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo tenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Domenico nostro padre, San Tommaso d'Aquino, Santa Caterina da Siena e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, Michele, Addolorata, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non so degno di partecipare alla tua messa, ma lì soltanto la parola di Dio sarà salvato. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio, e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive del Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vergine della cultura, madre di Dio e degli uomini, veniamo a te per venerare l'opera stupenda che la Santissima Trinità ha compiuto in te, nella generazione di Cristo, Redentore del mondo e del tuo Figlio. O Maria, sii la liberatrice da ogni male che aggrava la coscienza dell'uomo e da quello sempre più minacciosamente ingombra l'orizzonte del nostro secolo. Tu sei la luce del primo avvento. Tu sei la stella mattutina che precede la venuta del Messia. Sii per noi la luce del nuovo avvento. Sii tu la stella mattutina, perché le tenebre non ci avvolgano. Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti il senso dell'umana solidarietà. Proteggi il candore dei bimbi. Nella tua immacolata concezione rispecchi con particolare fulgore la luce che è scesa nel mondo, Cristo Signore. Che questa luce ci conduca verso il futuro. Amen. Maria, dara pro pere.
Faccia mancare a ciascuno di voi il necessario sostentamento.
Preghiamo e rafforziamo tutti in famiglia la nostra preghiera. Il nostro essere Chiesa ne uscirà più fortificato e irrobustito, ne sono certo, grazie alla fede sincera che il Signore dona a tutti noi. Vorrei con voi elevare una preghiera di suffragio per l'amato padre Giovanni Cattina, che voi conoscete e che ha servito questa comunità in passato. Lo affidiamo alla Beata Vergine Maria perché accolga la sua anima di presbitero e di religioso presso il Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. L'eterno riposo dona Dio, Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Avevo tanta voglia di viaggiare, tu mi dicesti vai ed io partì. Io so vivo, so ancora di una donna, a te amico mio pensaci tu. Prendimi per mano, Dio mio, guidami nel mondo a modo tuo. La strada è tanto lunga, tanto dura, però con te nel cuore non ho paura. Io sono ancora giovane, Signore, ma sono tanto vecchio dentro al cuore. Le cose in cui credevo mi ha deluso, io cerco solo amore.